Benvenuti e bentornati sul mio canale. Qualcuno mi ha chiesto cosa metti a tavola a fine anno e io gli ho risposto qualcosa di particolare, di esclusivo. Oh, mi sono ritrovato con dei coltelli Laguiole Made in Cina. Ma stiamo scherzando? Andiamo a vedere. Bella, bella, bella cinestata. Dai, oddio, dell'aspetto da molto lontano, ma lontano, 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 sembrerebbero dei laguiole. Almeno c'è scritto così sulla lama. Lasciamo stare che la mosca è proprio stilizzata da a fare schifo. E come dicevo prima, sono malincina. Però da lontano farebbe anche una bella figura. Ma io mi riferivo alla cibaria, qualcosa di particolare e di ricercato, non alla cinesata. Comunque, come si dice, a cavallo donato non si guarda in bocca, per cui va bene anche questo. Ovviamente non sono alla maliscia, perché il laguiole sono alla maliscia. Dovrebbero essere dei coltelli per la carne, ma chi ne sa qualcosa sa che il coltello per la carne, per una fiorentina, per una tagliata, per qualsiasi bistecca che si voglia, il coltello deve avere la maliscia, altrimenti le fibre della carne vengono distrutte e tutti i fluidi, tutti i succhi della carne vanno dispersi nel piatto. Boh, io che devo dire? Mi accontento di questo. D'altronde è stato un regalo. La lama arriva fino a qui. La linea più o meno è l'aguglior, ma il coltello no. Vediamo un po', diamo qualche dato tecnico, tanto anche per soddisfazione personale. Lunghezza totale 230 mm, lunghezza della lama circa 113 mm. Lo spessore è di 1 mm. Vediamo se tagliano qualcosa almeno. Ma insomma, dai. No, insomma, dai, niente. Sì, dai, dai, taglia, taglia. E lo spago che è un pochettino aggressivo, tra virgolette. Andiamo al peso prima di provarlo su una mela, che per puro caso mi trovo qui. Vediamo il peso di questo coltellino. 34 grammi. Vabbè, che dire. L'attorno in manico è in plastica. Anche la partita del manico è in plastica, non è metallo. Bolster qui, mi sembra anche lui che sia in plastica, comunque non in metallo. Ma durata è quella che potrebbe durare il coltello economico. Intanto, se uno deve tagliare un po' di frutta o una bistecchina, va più che bene. Vediamo un po' come se la cava. Insomma, pensavo qualcosa di meglio, avrei pensato, però taglia. Vediamo come sbuccia. Le dattone sono coltelli da tavola, quindi dovrebbero fare il loro lavoro. Sì, dai, per quello che deve essere utilizzato, ragazzi, vanno più che bene. Non si può pretendere più di tanto. Coltello che deve fare, taglia, e il coltello fa quello. Grazie. Se avete voglia di comprarli anche voi questi coltelli, io ve li sconsiglio proprio perché
Innanzitutto non so nemmeno dove sono stati acquistati. Però se avete un coltellino così sfizioso da tenere a tavola, senza pensieri, vanno più che bene. Su tutti i miei iscritti, chi mi guarda, faccio tanti auguri a tutti di buon anno, buon 2023 ragazzi, alla prossima e di nuovo auguri a tutti, buon 2023.